Per raggiungere la badia bisogna passare sul ponte sovrastante il canalone del torrente Selano. La badia divenne importante centro non solo di Cava ma di tutto il Salernitano nel secolo XI, in seguito alla donazione fatta dal principe Gisulfo II. Appena entrati, la sala capitolare, ricca di affreschi preziosi. In questa sede, luogo di riunione dei monaci, la comunità monastica prende le decisioni più importanti. L'abate, oltre ad essere la guida spirituale, è anche il governatore della comunità, così come nei secoli trascorsi governava, assisteva, difendeva le popolazioni che erano di competenza dell'abadia. Di maioliche istoriate porta la data 1777. Il fondatore dell'abadia fu un nobile salernitano, diventato poi Sant'Alferio, benedettino cluniacense che nel 1011 si ritirò a vita eremitica nella grotta Arsicia, dove visse fino all'età di 120 anni. Da lunghi anni fatti di silenzio e di meditazione, alla sua morte lasciò una chiesa e un piccolo monastero, destinati a diventare centro di studio e di operosità. Sotto il chiostrino il cimitero longobardo, un ossario che è stato raccolto nei pressi della cappella cimiteriale dei monaci. Sotto le arcate, una tomba, sulla quale è scolpito il volto nobile di una donna, Sibilla. Forse la compagna di Costanzo Punzi, tesoriere del re Roberto d'Angiò. L'abadia, ricca di opere d'arte, opere di Tino da Camaino, di pittori della scuola napoletana e salernitana del 600 e 700, fra i quali Andrea da Salerno. L'abate, padre Michele Mazza, figura di grande prestigio e di grande luce, ci ha aperto le porte facendoci egli stesso da guida. La biblioteca, che conserva preziosi manoscritti, la Bibbia visigotica del VII secolo, le leggi longobarde dell'XI secolo, la raccolta dei codici miniati. La più nota è la miniatura del codice De Septem Sigillis, nella quale è raffigurato il monaco benedetto mentre offre il codice all'abate Balsamo. Il monaco è rappresentato con due punti, uno giovane ed uno vecchio, come a dire che il lavoro è opera di tutta una vita. La basilica. Affreschi preziosi. I monaci nell'abadia svolgono intensa attività, dalla cura dell'azienda agricola all'insegnamento, a impegni culturali come conferenze e congressi. Molti dei monaci hanno dato il loro apporto e collaborano tuttora a lavori di restauro ed arricchimento del capitale artistico. Disegni policromi, ricomposto nell'Ottocento dal frate certosino Giovanni Iannelli. All'ora del vespro, nella chiesa deserta, il canto veniva dall'alto, portava una gran pace. Abbiamo vissuto il nostro momento, in qualche modo astratto, eppure presente nella realtà di oggi. L'abadia della Santissima Trinità ospita chi bussa alla sua porta. In genere sono studiosi provenienti anche da molti paesi stranieri che qui possono avere a disposizione migliaia di volumi, alcuni dei quali sono esemplari unici, di inestimabile valore.
e con l'immagine dell'imponente facciata della basilica, costruita nel 1772 ad opera di Giovanni del Gaizzo, chiudiamo questo nostro itinerario, attraversando la città antica. Portiamo dentro di noi la certezza che, al di là di tutte le vicende storiche di queste terre del sud, al di là delle invasioni, dei conflitti, delle guerre, la Badia di Cava è rimasta un punto fermo, un porto sicuro, protetto da chi ha imparato a vivere al di sopra della legge dell'uomo.